3.510.000 euro di finanziamenti alla comunità montana dell'Ufita. Sarebbe questa la condizione essenziale per sbloccare la vertenza, dando la possibilità agli operai a tempo determinato di lavorare sui progetti. Assunzioni dunque, questa è la richiesta che ancora una volta le organizzazioni sindacali fanno alla presidenza dell'ente montano. Ci sono degli scenari nuovi che fanno venire meno le motivazioni di questa giunta con a capo il presidente Famiglietti circa la non assunzione degli OTD, in quanto a loro dire hanno ribadito in ogni sede che non c'era la certezza del finanziamento dei 3.510.000 euro. Invece alla luce dei nuovi eventi, la delibera della Giunta regionale 1 dicembre 2014, nonché il decreto dirigenziale, di fatti ha certificato questa risorsa certa dei 3.510.000. Quindi adesso ci sono tutte le condizioni al che possa avviare le assunzioni anche se a fine anno. Per quanto riguarda invece il pagamento degli stipendi, a quanto ammonta la cifra totale e per quanto tempo i lavoratori saranno tranquilli? Questo non possiamo dirle con certezza, perché circa una decina di giorni fa abbiamo fatto una nota all'ente chiedendo di come sarebbero stati pagati i lavoratori OTI a seguito dell'anticipazione di 870 e passa mila euro. A oggi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale dalla quale si evince le modalità di pagamento. Apprendo dal sito che abbiano fatto delle determine pari a 4 mensilità, però sulla certezza non ne siamo a conoscenza, perché ancora una volta quest'ente sfugge all'incontro e non sappiamo il perché. Stiamo aspettando sempre al comodo del Presidente, quando si deciderà che ora i soldi ci sono, di assumerci, perché è sordo, fa finta sempre di niente. Se sono arrivati ora, i soldi sono arrivati quelli là che noi speravamo che arrivavano, e ancora niente. Cioè, qua noi il Natale come lo passeremo? No, cioè, io non lo so, con il dubbio del lavoro, con tante di quelle cose. Quindi sto Presidente, proprio questa giunta, non ci vuole sentire, è sorda di tutte le maniere, non si rende conto che qua veramente siamo 200 famiglie in mezzo alla strada, io non lo so come si deve fare. Fino ad ora sono stati civili, speriamo che siano civili pure loro, lo spero con tutto il cuore, perché veramente qua si è arrivato proprio a... non si lavora più, non si... il sud già siamo martirati di tutte le maniere, speriamo bene. Da quanto tempo lavora in questo settore? Sono circa 5 anni. E da quanto tempo è un precario? Adesso rischia anche di non vedersi firmare un contratto. No, non solo quello, al di là dell'aspettanza che ci aspettiamo, quel poco che aspettiamo, ce l'hanno già negato, più di una situazione. La seconda cosa, sappiamo che in questi giorni ci è arrivato un sacco di soldi da pagare, da tasse, IMU, ICI, TASI, non si riesce a capire più niente. Stiamo cercando i soldi ai nostri parenti per farci dare una mano. Però a quanto pare l'ingegnere Famiglietti questi problemi non li conosce, beato lui, dico. Però deve pensare una cosa, lui è un presidente di un territorio, non soltanto di una poltrona. Quindi se lui si può passare una mano su una coscienza e lottare per la gente di questo territorio, dovrebbe cambiare situazione e mentalità. Continuiamo a battere contro un muro di gomma, perché chiediamo ma non otteniamo risposte, assolutamente. Quindi io penso che un'azione forzosa si debba fare sul serio. Quindi un po' svegliare il Famiglietti di turno, perché è inutile dirlo, è una situazione che va avanti ormai da 4-5 anni. Io credo che si debba arrivare al punto forse anche di fare un'azione più forte, come uno sciopero della fame, non lo so, un presidio continuativo, oppure addirittura, non so, arrivati a questo punto cosa dovremmo fare sul serio.